Ciao a tutti e bentornati. Purtroppo le mie vacanze sono finite e quindi si ritorna alla routine. L'unica cosa positiva è che almeno posso ricominciare a giocare nel mio survival e a fare questi video. Intanto vi voglio ringraziare che anche se non ci sono stato per un paio di settimane abbondanti, siamo saliti a 172 iscritti, quindi grazie a tutti. E detto questo, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Allora, io in verità ero tornato, visto che è un po' che non gioco, quindi sono bello carico, volevo fare cose impegnative, anche avventurose, tipo andare nel Nether a trovare l'ultimo, diciamo, come si chiamano? Non mi ricordo più. Oddio. Lo schema di forgiatura per fare le cose in netherite, che comunque a netherite non ci manca, perché sia come, dove stanno? Sia come lingotti che come detriti ce ne abbiamo, ma non ci abbiamo gli schemi perché volevo fare anche il piccone, no? Su tutto il netherite volevo fare il piccone adesso, o i picconi, secondo di quanti ne trovo. Però siccome andare lì è sempre un po' pericoloso perché ci sono tanti mob, volevo portarmi un po' di totem dell'immortalità, ma mi sono accorto che ce ne sono solo due. E allora mi sono detto, perché non fare a questo punto la farm di totem? Solo che per fare la farm di totem ci vogliono le pozioni di Badomen, che io ce n'ho un po'. Però non è che ce l'ho tantissime, ce l'ho sì qualcuna. Ho detto prima a sto punto facciamo la farm di pozioni. Quindi adesso vado lì dove c'ho l'outpost dei pillager, che tra l'altro lì vicino c'era pure un tempio marino, quindi magari ne sistemo anche il tragitto. E vediamo se lì riusciamo a fare una farm. Ok, ecco che siamo qui all'outpost, a quello che ne rimane. Quantorno avevo tutto oslabbato, illuminato per evitare lo spawn appunto dei pillager. Vediamo di arrangiarci con quello che c'è e magari sfruttare questo legno che abbiamo qua, delle cosine che ci servono, tanto legno non manca questa baracca. Allora, io ho visto farm su YouTube che mi sembrano complicate con i portali dell'End, ma qui c'è forse secondo me non è necessario. Io provo a farne una un po', dico, a modo mio, come viene. Sfrutto quello che c'ho qui. Quindi inizierei proprio da quest'angolo, va. Approfitto che c'è una parte che non ho completamente, diciamo, non ho spianato. Quindi se io su quest'angolo li faccio spawnare, loro vengono di qua, arrivano qui e li faccio cadere in un buco. Allora, prima di abbassare un livello, però facciamo così. Proviamo con la staccionata. Provo a scavare a casa, però dai, vediamo st'idea. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, questo lo tolgo, lo farò da 15. Così sarà dispa. Poi sul limitare 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sto sperimentando, mi sto inventando una farm. Allora, tu dove sei spawnato? Niente, mi sa che devo buttare giù questo. Ci sono sempre dei punti in cui non vedo bene. Comunque, la spawnano. Adesso calcoliamo la distanza esatta a cui devo mettere il golem. Quindi, se sto qui, mi sparano. Se sto qui, mi prendono. Se sto qui, mi prendono. Se sto qui, ok, vedete, qua mi sparano. Almeno se, no, caricano e mi colpiscono. A meno 700 mi vedono, mi puntano, si avvicinano per sparare ma non mi prendono, quindi il golem deve stare qua. Questo vuol dire che se la gabbia del golem sta a fare un casino, ma non vi preoccupate, ecco qua. Balanziamo tutti questi adesso. Ok. Cadete pure là dentro. Quindi. Uno. Due. Tre. E quattro. Gli danno fastidio al golem. Però se ne è spawnato, quello ormai ha superato il punto di caduta, quindi non cade. E io qui posso fare così. E faccio 1, 2, 3, 4. Faccio il golem e devo cercare di intrappolarlo prima che scappa. Rimani pure là. Ok. Quindi in teoria il golem qui lo dovrebbero vedere bene, ma non essere in grado di... Sì, buonanotte. Ma non essere in grado di raggiungerlo. Quindi buttiamo un po' di monnezza, che ne faccio sempre tanta. Ossa non mi servono, terra so pieno, ferro va bene, l'ara non mi serve più, pure a stone non ci serve niente. Ok, restiamo così. Ok, allora, questa situazione dovrebbe essere ottimale. Lì c'è l'unico spazio in cui possono spawnare i pillager. Loro dovunque spawnano vedono il golem. È mal ridotto perché ci ho messo un pochino a prendere distanza, a capire tutto. Però adesso non dovrebbero toccarlo più i pillager. Loro spawnano lì, ovviamente quando sono alla distanza giusta, e vedono il golem. Aspettate che vado. Si avvicinano qui per portarsi a distanza di tiro, visto che è troppo lontano, è l'unico punto in cui si avvicinano un po' di più è questo, ma per farlo
cadono nella botola. Ci stanno i soliti hopper con i campfire e va tutto qui dentro. L'unico problema del golem è che è soggetto ad attacchi dagli altri mob che si spawnano qua intorno. Magari illumino un po' meglio la zona, poi vedo. Intanto adesso sto smontando questo perché ci sono alcuni punti che sono in cui possano spawnare. Tanto lo smonto, così passo il tempo e la farmo un po' attiva. E poi mi decido dove fare magari la zona di AFK per farmare. Ok. Come vedete la farm è finita. Intanto che sto facendo qui la zona FK, come vedete sotto i villager spawnano e si buttano tutti dentro alla zona di raccolta, dove muoiono e lasciano il drop. Stando qua FK per un po', uno facilmente si fa la sua piccola scorta di pozione di Badomen. Adesso io qui faccio così, così e così. Qua metto il portale. C'è poco vetro, mi sa che devo andare a prendere a casa a farlo, perché forse il vetro non mi basta, però non è un problema, perché come dicevo la farm l'ho fatta proprio a caso, me la sono inventata, però come vedete funziona. E quelli spawnano, stanno lì dentro, appena muoiono risparmiano gli altri. Sto abbastanza alto da favorire lo spawn, e solo in quella zona, quindi i mob, diciamo, intorno non dovrebbero spawnare, e questo mi tutela anche il golem dagli attacchi esterni. E basta. La potevo far meglio, sì. La potevo far più grande, sì. Ci interessa, no? Perché, come dicevano, di quelle farm che usi magari una volta, magari un giorno che devo stare FK 10 minuti, mezz'ora qui, mi piazzo e poi mi faccio la scorta del Badomen per tutta la vita. Però comunque adesso ci abbiamo la scorta, vediamo un po' di... Qua ci sarà il portale, quindi chiudo qua, così non posso cadere quando appaio, e poi andrò di qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6... Questo posso anche recuperare se sono fortunato. Guarda, devo fare economia del vetro. Secondo me non lo prenderò mai. Infatti. Idem qua. Niente. Devo fare economia perché non ce l'ho. Riciclami i blocchi di vetro. Ok. Forse potrei accorciare tutto, tanto non è che mi serve tutto sto spazio. Faccio lunga solo la pista d'atterraggio. Lunga la pista d'atterraggio e poi qui metto la porta. La porta sul vetro la potevo mettere? Mi sembra di no. Posso pure mettere due botole? 1, 2, 3, 4.
scarico tutto quello che è inutile. Perire ce l'ho, razzetti pure. Sto tentando di fare un quadratino d'acqua dove buttarmi quando scende più velocemente. Comunque, era tornato per prendere. Queste cose mettiamole qua, così almeno le tengo tutte insieme per ora. Tiè, questo e questo. E pure questo. Vabbè, questa roba la lascio qui per ogni evenienza. Qui mi lascio un po' di terra. Staccionato, scalini. Ok, questo parto tutto su. Doppia cesta è troppo, però va bene così, sperando che non ho sbagliato l'illuminazione quando ho rotto lì. Vediamo un po', mettiamone un'altra. 1, 2. Ho raccolto il vetro che avevo fatto cadere. No, vedi. Insomma, sono povero, io devo riciclare questo vetro. O riciclo sto vetro o torno a casa a prenderlo. Le cose sono due. Però zombie come viene, mi dà fastidio solo che mi aggredisce il golem. Ripariamo la palla, tutto buono e via. Vedi che la terra è tonda. Usa pure Minecraft, in quel tutto quadrato, piatto. Allora, ta, e ta. Ce la faccio. Perfetto. Un po' più di pista. E qua, ma se metto due botole così, che mi proteggono dai mob, ma al tempo stesso, no, dall'altra parte. Così è chiuso, così è aperto e io shiftando mi posso passare. 705.
A posto. Ok. Questi non mi servono. Quindi scende, come scende? Sta lì, salgo con l'elitra. Basta, il mio lavoro qui è finito. Mi prendo sto loot. Questo no. Il vetro l'ho lasciato qui? Devo arrivare fino a 705. Aia. E viste non sono mai grandi abbastanza. Ad allargare un pochetto, che dite? Adesso sono stato bravo, ma... Vetro. Vabbè, adesso non lo posso usare per la pista. Lo devo usare per... Settecento, uno, due, tre, quattro, e qua mi posso buttare senza paura. Tanto lì c'è sta respawn, se ho sbagliato i calcoli, ma non l'ho sbagliato. Quindi discesa rapida ce l'abbiamo. Senza armatura fanno malino. Poi volendo, se uno proprio è pignolo, potrebbe... Fa così e picchiarli con looting, se vuole droppare le balestre o più loot e fa exp. Però prima tocca spegnere questi con l'acqua. Vabbè, comunque, per adesso siamo a posto. Dai, torniamo a casetta. Ok, siamo tornati a casa, la nostra scortina di pozioni ce l'abbiamo, quindi per oggi ci salutiamo così e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!